Padre Gianfranco, peccato originale, grazia, predestinazione, libero arbitrio, parole della teologia di Agostino. Cosa dobbiamo dire riguardo alla grazia? È indispensabile per potersi salvare nel senso che intendeva Lutero, cioè che la grazia è tutto e che la libertà dell'uomo vale fino a un certo punto? Beh, no, non esattamente. Che ci sia prioritaria la grazia del Signore è fondamentale, perché senza Lui non possiamo fare nulla, ma che ci deve essere anche, secondo il pensiero di Agostino, la dottrina della Chiesa, l'intervento e la responsabilità dell'uomo. Dio fa tantissimo, ma è l'uomo che poi deve anche a sua volta avvicinarsi a Dio. Allora Dio incontrando l'uomo, l'uomo incontrando Dio, scaturisce certamente questa nuova dimensione che l'uomo fatto di grazia, l'uomo pieno di grazia, che lo porta a quel cambiamento di vita, a diventare proprio questo segno della presenza e dell'amore di Dio con la vita di tutti i giorni.